La mostra è stata veramente scoperta, proprio è stata una scoperta per noi, l'abbiamo scoperta in Sicilia, a Modica, e ci abbiamo tenuto tantissimo a portarla da noi, a Reggio Emilia. E dopodiché ci siamo fatti spedire i file dal curatore iraniano, che è un professore dell'università del nord dell'Iran. Questo professore ha chiesto di interpretare attraverso un'immagine la donna iraniana. Quindi ogni foto ha un'autrice e ci sono alcune piccole serie e c'è un'autrice, quindi sono diverse le autrici. E ci abbiamo tenuto tantissimo a farla girare perché dal punto di vista fotografico sono molto forti, ci portano proprio, ci danno proprio la sensazione di quello che stanno vivendo nel bene e nel male le donne iraniane. In Iran c'è la pena di morte, nel 2023 ci sono state 834 pene capitali anche per reati che riguardano la libertà dell'individuo, in particolare la libertà delle donne, la libertà di parola, ma la libertà di cantare, di poter studiare. Nargis soffre di serie patologie cardiache e polmonari, ma le stanno deliberatamente negando o ritardando un'assistenza sanitaria adeguata come punizione al suo rifiuto di rispettare la legge sul velo obbligatorio. Questo vuole essere anche un grido per ricordarci che ci sono donne nel mondo che vivono in situazioni diverse, dove i diritti sono calpestati e dove non è tutto, la libertà insomma ha un senso molto diverso dal nostro. Ecco, questa è un'iniziativa molto carina perché sono fotografie di donne fatte a donne che ci dicono molto, e all'interno di questa mostra che finirà il 28 ci sono anche tre iniziative, tra cui quella di oggi, un'iniziativa con musica popolare persiana, e poi avremo un altro appuntamento martedì 26 per quanto riguarda invece le donne migranti sul nostro territorio, quindi insieme al progetto Enea Sai, quindi la prima accoglienza sulla situazione delle donne in Iran e in Afghanistan, mentre chiuderemo la mostra giovedì alle 16:30 con la professoressa Mardani dell'Università di Bologna, che proprio ci racconta invece a livello professionale, diciamo anche un po' didattico, forse qual è la situazione appunto in Iran. È bello sapere che ci sono tanti ragazzi che si muovono per rivendicare questa libertà e noi speriamo veramente che la situazione possa cambiare.